Ciao a tutte, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di fare un video per i capelli. E una domanda molto gettonata che mi avete fatto: cosa fai ai capelli, come fai a farli crescere, fai un video sui capelli. Bene, oggi vi darò qualche consiglio su come far crescere i capelli in modo più veloce possibile e come renderli lisci, sempre in modo naturale, perché come ben sapete, se avete visto gli altri miei video sulle sopracciglia, sulle ciglia, ho utilizzato solo prodotti naturali. Io ho una filosofia di vita che mi porta ad utilizzare le cose naturali, biologiche, anziché quelle industriali. Non che io non compro mai cose industriali, ma preferisco quelle, diciamo, naturali. Allora, oggi vi mostrerò una maschera che utilizzo per rendere i capelli, diciamo, più lisci e favorire la loro ricrescita in modo, come dicevo prima, del tutto naturale. Innanzitutto vi do dei consigli. Il nostro obiettivo è quello di rendere e mantenere i nostri capelli sani per favorire la loro ricrescita. Per questo bisogna bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno. I nostri capelli sono lo specchio del nostro organismo, quindi se non mangiamo bene, di conseguenza i capelli non cresceranno bene. Per questo bisogna avere uno stile di vita sano. Se mangiate poco, i vostri capelli ne risentiranno, quindi bisogna mangiare sano. Bisogna lavare i capelli in modo regolare, ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, un giorno sì, un giorno no. E non bisogna lavarli troppo spesso, tipo ogni giorno, perché li danneggia. Bisogna sciacquare benissimo i prodotti che applichiamo, maschere, balsamo, qualsiasi cosa, shampoo, dopo aver fatto la doccia. Bisogna coccolare i nostri capelli con maschere, come vi dicevo, quella che vi sto per mostrare, balsami, e poi l'ultima cosa più fondamentale, avere pazienza, perché i capelli cresceranno, bisogna solo avere pazienza, ma prima o poi cresceranno. Il primo olio che utilizzeremo è l'olio di canapa. Stimola la ricrescita dei capelli grazie alla presenza di acidi grassi omega 3, 6 e 9 che nutrono e sostengono il bulbo epilifero, migliorando anche la circolazione sanguigna del cuoio capelluto. Il secondo olio che utilizzeremo è l'olio di cocco. Essendo ricco di aminoacidi essenziali, vitamine E, particolarmente utile per favorire la ricrescita dei capelli, acido laurico e caprilico, l'olio di cocco risulta anche un ottimo rimedio naturale contro la caduta dei capelli. Potete farne un impacco unendo con delle foglie di salvia. Il terzo olio che utilizzeremo è l'olio di mandorle dolci per capelli. Aiuta anche contro le doppie punte, nutre, lucida e rende morbidi i capelli, se applicato e tenuto in posa per almeno 30 minuti prima dello shampoo. Dopo aver spiegato, adesso ragazze cominciamo ad applicare gli oli sui capelli. Inizio col mio olio di canapa, lo applico sulla radice, perché come dicevo prima stimola la ricrescita. Iniziamo, allora me lo verso un po' sulle mani, state attente ragazze, un po' sgocciola. Dopodiché, così, e comincio ad applicarlo in tutta la cute, massaggiando, quindi mi raccomando ragazze, così, massaggiate, anche di qua, mano a mano aggiungete il prodotto che mi prendete, ancora un po'. Sempre così, ricominciamo, quindi in questo modo ragazzi. Non applicate le unghie perché dopo vi fate solo male e non serve a nulla. Assaggiate, quando vedete che la cute è tutta piena di olio, tenete lì, potete strizzarvi. Non abbiate paura di usare tanto olio, ragazzi, fa bene, quindi non c'è nessun problema. Come vedete sto massaggiando, non ho applicato le unghie, come vi dicevo, ovunque, così. Scusate,
Io mi metto tanto, abbondo. Come dicevo prima, mi piace, quindi problema. Ok, la cute è fatta. Adesso possiamo cominciare con l'olio di cocco. Prendo un po' di prodotto, lo metto sulle mani, come prima spiego. Adesso non dobbiamo più toccare la cute, come dicevo, quindi da questa sezione fino alle punte e tirate in giù, così. Tirate, 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 l'ho passato ovunque. Fa benissimo l'olio di cocco, come vi dicevo. Renderà luminosi, non abbiate paura, ripeto, sono ripetitiva, ma giustamente abbondate. Prendiamo un altro po' di prodotto e passiamo dall'altra parte e cominciamo a passarlo ovunque, come potete notare, fino alle punte. Se arrivate alle punte non vi preoccupate, anzi non fa niente, rende ancora lisci, da questa sezione in giù passate le vostre dita ovunque, così che l'olio possa, diciamo, passare in mezzo a tutti i capelli. Chi conosce questa tecnica, questa maschera? Chi la conosce può scrivere nei commenti. Se conoscete altre maschere, scrivetemelo nei commenti, scambiamoci i trucchetti. Ok, quando vedete che i capelli sono abbastanza unti e pieni di olio, potete passare alle punte. Direi che sono abbastanza odori. Passiamo alle punte con l'olio di mandorle. Prendiamo il prodotto, come sempre lo applico a mano, sfrego, prendo le punte e comincio a darlo su tutte le punte. Applicatelo su tutte le punte, abbondate, va bene. I capelli sono abbastanza unti, quindi adesso me li pettinerò tutti, me li, diciamo, fermerò con due ciappi, aspetterò una mezz'oretta e dopo mi andrò a fare un bellissimo shampoo. Dopodiché ci asciugheremo i capelli insieme e vi mostrerò il risultato. Raccogliamo tutti i capelli, li raccolgo così e poi me li fermo con due ciuffi. Okay. Adesso restiamo in posa per 30 minuti. Se vi è piaciuto questo video, se nel mentre vi state appassionando, mi raccomando, vi chiedo di mettere un like di supporto e di iscrivervi al canale. Ok ragazze, shampoo fatto, adesso le asciughiamo insieme. Mi raccomando ragazze, non lo dovete toccare i capelli, non deve essere troppo vicino ai capelli, bisogna pettinare dall'alto verso il basso, dall'alto verso il basso, a come tutti i capelli. Iniziamo! Or I'm not listening, or I'm indifferent. Truly, I ain't.
by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can go back. Please enjoy your party, I'll be here somewhere in the corner under clouds of marijuana with this boy who's hopping. I can hardly hear. Oh, with this music I don't listen to, and I don't wanna get with you, so tell my friends that I'll be over here. Come potete notare, escono lisci e luminosi. Allora, sono un po' gonfi perché ovviamente io di natura non li ho lisci, li ho diciamo mossi, quindi di conseguenza il gonfiore c'è. Però, come avete notato, li ho asciugati insieme a voi e escono del tutto lisci, un po' gonfi, ma lisci. Quindi continuate ad utilizzare questa maschera e accadrà anche a voi. Bene ragazze, il video è finito qua e niente, se vi è piaciuto il video mettetemi un like di supporto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto, se conoscete questa maschera, se ne conoscete altre, se sapete altri trucchi, altri metodi per rendere i capelli più sani, per farli crescere. Se avete qualche dubbio potete scrivermi come sempre nel mio profilo social di Instagram. Vediamo al prossimo video. Oppure commenti. Per cui. Okay.